Sul tema della candidatura alle europee è una decisione che non ho ancora preso. Come lei sa io sono diciamo, persona per la quale niente conta di più che sapere eh, di avere il consenso dei cittadini, per cui tutte le volte che io ho avuto l'occasione di misurarmi col consenso dei cittadini l'ho fatto. E, eh, anche ora che sono Presidente del Consiglio, secondo me misurarsi con il consenso dei cittadini sarebbe a maggior ragione una cosa utile e uh, interessante. Uh, né mi convince la tesi di chi dice che candidarsi alle Europee sarebbe diciamo così, una presa in giro dei cittadini perché poi ci si dimette no? e non si va in Europa. I cittadini che ti votano lo sanno che poi non andrai in Europa, ma se vogliono confermarti il tuo consenso, anche questa è democrazia. Penso anche che diciamo, una mia eventuale candidatura potrebbe forse portare anche altri leader a fare la stessa scelta, eh, penso, nell'opposizione e potrebbe anche diventare un test di altissimo livello, quindi un test democratico molto interessante. La ragione per la quale, a fronte di queste valutazioni che l'ho fatto, che farebbero propendere per un sì, io non ho ancora deciso, è che devo capire. Se una mia eventuale candidatura eh, personale toglierebbe tempo al mio, al mio lavoro da Presidente del Consiglio, più del tempo che chiaramente sarà comunque necessario per fare la campagna elettorale delle elezioni europee che tutti faremo. E perché penso anche che sia una decisione che va presa insieme agli altri leader della maggioranza e, e abbiamo stabilito che l'avremmo presa insieme. Per quello che riguarda il tema della cosiddetta maggioranza, eh, diciamo Ursula, allora guardi, lei sa che io lavoro eh, per costruire una maggioranza alternativa, che tra l'altro negli ultimi mesi ha dimostrato di poter esistere su alcuni dossier, penso a alcune materie legate alla, tra alla transizione eh, verde, penso a alcune materie legate all'immigrazione. Se questo non fosse possibile all'esito eh, diciamo, del voto delle elezioni europee, come si sa io non sono mai stata disponibile a fare un'alleanza parlamentare eh, con, il, con la sinistra. Non l'ho fatto in Italia, non lo, farei, non lo farei in Europa e questa rimane la mia posizione. Chiaramente un ragionamento diverso va fatto per il tema della Commissione perché qui si fa un po' di confusione e del voto parlamentare no? che conferma la Commissione perché quando si forma una Commissione europea ogni governo esprime un proprio commissario. Cioè Ursula von der Leyen fu eletta. Presidente della Commissione eh, nel 2019, se non va sì, nel 2019, con il voto determinante di partiti di governo che poi non hanno mai fatto parte della sua maggioranza. Mm, non so, eh, il PiS polacco. Perché? Perché ovviamente, quando si fa un accordo e ciascun governo nomina il suo commissario, poi i partiti di governo tendono a. Diciamo favorire la nascita di quella commissione che è frutto di un accordo, ma questa non è una maggioranza e non lo è stata, per esempio, nel caso di Ursula von der Leyen. Quindi, con diciamo, questa, questa eh, doverosa precisazione, perché è una dinamica solo europea che qui in Italia spesso genera secondo me confusione nel dibattito che sento e che leggo, no, non sarei disposta a fare una maggioranza stabile in Parlamento con la sinistra, come è sempre stato per quello che mi riguarda.